Benvenuti a World Tech Update da parte di Nick Barber. Questa settimana il nostro programma è più breve del solito perché siamo in partenza per il Computex di Taipei. All'evento taiwanese dovremmo vedere tablet Windows con schermi più piccoli, chip più veloci e nuovi ibridi notebook tablet. Intel sarà sotto i riflettori per le sue CPU di quarta generazione, nome in codice Oswell, le cui caratteristiche principali sono un aumento del 50% dell'autonomia a batteria e prestazioni grafiche che possono raddoppiare. Altre novità potrebbero arrivare da ARM, Samsung, AMD, Qualcomm e altri ancora. Una settimana dopo il Computex saremo a Los Angeles per l'E3, il salone dei videogiochi, dove dovremmo saperne di più su Sony PlayStation 4 e Microsoft Xbox One. Di questo abbiamo parlato con Lewis Ward, analista di IDC. Sure, well, obviously the big headlines are going to be Microsoft's Xbox One and the PS4, kind of the basics. I don't know that we're going to get an answer as to how much it's going to cost, but some of the big things that are going to be swirling out there, in addition to what are the, you know, launch title games and things like that, is whether a web connection will be required to play the console and if there will be a fee associated with playing used games. I don't know that we're going to get an answer to all those questions, but they're going to be front and center as to what these next gen consoles are going to do around used games, online connections. We already know what's going on with the Wii U, which is you can play used games, you don't necessarily have to be on the internet. So it's really about what Microsoft and Sony are going to do. Sony ha recentemente aperto le porte del suo centro di ricerca informatica di Tokyo e noi ovviamente eravamo là. Sony ha mostrato un progetto che sta portando avanti con Lego. L'obiettivo è spingere i ragazzini a continuare a giocare con i tipici mattoncini anche in un mondo dove l'intrattenimento digitale è sempre più pervasivo. Sony ha dotato i pezzi di Lego di piccoli motori e telecamere, con l'intento di mantenere la consueta semplicità e fare in modo che i più piccoli possano utilizzarli anche con altri giochi. In questo esempio, un personaggio dotato di motore viene gestito attraverso il controller della PlayStation, mentre un secondo personaggio viene controllato dal computer. Quest'ultimo tiene traccia di tutti i movimenti. Il team ha anche adottato degli attuatori che permettono di distruggere le opere in Lego. Altri elementi sono stati dotati di piccole telecamere wireless che possono inviare immagini a tablet e smartphone. Il progetto è ancora nella sua fase sperimentale, quindi non esistono prodotti per il mercato. Un altro progetto prevede l'utilizzo di un display indossabile per controllare un drone volante. Chi lo indossa vede ciò che viene ripreso dalle telecamere installate sul drone e lo può controllare muovendosi fisicamente. Pilota e drone hanno elementi identificativi che permettono alle telecamere sul soffitto di riconoscerli. L'idea è quella di sfruttare GPS e riconoscimento d'immagini per utilizzare il sistema anche all'aperto. I nostri colleghi di TechHive hanno visitato il centro operativo che AT&T ha in New Jersey. Questa struttura è nata per gestire tutto il traffico mondiale di voce e dati della società. Hey Chuck, thanks for having me. Welcome aboard, Lex. Good to have you here. So what is the GNOC for? What do you do here? We monitor and surveil all of AT&T's global networks, whether it's at a regional level in Ohio, it could be a domestic a long distance level across the nation or globally in England, if you will. We're looking for any infractions in the network, loss and delay characteristics in the data network. We're looking for blocked calls in the telephone network, and we're looking for any issues that could occur in the mobility network. So you're covering data, voice, all the signals that AT&T has. Data, voice, and transport, yes. È tutto per oggi, grazie per aver visto World Tech Update. Per scoprire di cosa parleremo nei prossimi appuntamenti, seguiteci su Facebook e Twitter. Salutandovi, vi lasciamo con alcune immagini dalla fiera giapponese di Osaka. Da Nick Barber e da tutti noi dell'IDG News Service, un ringraziamento per aver seguito il nostro programma. Ci vediamo la prossima settimana.